Benvenuto in questa nuova puntata di C'era una volta. Ma senti anche tu quest'aria di festa tutto intorno, luci colorate, musica? È un grande momento di festa questo. E quindi oggi leggerò con te una favola adattissima a questo momento dell'anno. Ti leggerò una favola intitolata L'aeroplano di Capodanno. Sai di chi è? E di Gianni Rodari. Mettiti comodo perché sarà divertentissima. Sei pronto? Eccoci. Siamo in un aeroporto. Al microfono si sente annunciare: sta per atterrare un aeroplano sconosciuto. E un comandante dice: e come è arrivato fin qui? E gli viene risposto: non lo so, comandante, noi non abbiamo avuto alcuna comunicazione. Dice che sta per finire il carburante e che atterrerà anche se noi glielo permettiamo. È uno strano personaggio, comandante. E lui: strano? Non so, un po' pazzo direi. Un momento fa lo sentivo ridacchiare nella radio. Tanto nessuno mi può fermare. E il comandante: vabbè, ad ogni modo facciamolo scendere, prima che combini qualche guaio per aria. L'apparecchio atterrò sul piccolo campo di aviazione, alla periferia della capitale, alle 23:27 precise. Mancavano 33 minuti alla mezzanotte. Già, ma non una mezzanotte qualunque, bensì la mezzanotte più importante dell'anno. Era la sera del 31 dicembre e in tutto il mondo milioni di persone vegliavano in attesa dell'anno nuovo. L'aviatore sconosciuto balzò a terra agilmente e subito cominciò a dare ordini. Scaricate i miei bauli, sono 12, fate attenzione. Mi occorreranno 3 tassi per trasportarli. Qualcuno può fare una telefonata per me? Forse sì e forse no, rispose per tutti il comandante dell'aeroporto. Prima si dovranno chiarire alcune cosette, non le pare, signor sconosciuto? Non ne vedo la necessità, disse l'aviatore sorridendo. Io però la vedo la necessità, ribatté il comandante. La prego, intanto, mi mostri i suoi documenti personali e le carte di bordo, esclamò il comandante. Mi dispiace, ma non farò niente del genere, disse l'aviatore. Il suo tono era così deciso che il comandante fu lì lì per perdere la calma. Come vuole, disse, ma intanto abbia la cortesia di seguirmi. L'aviatore si inchinò e al comandante parve che l'inchino fosse un po' esagerato. Che voglia prendermi in giro, pensò. Vabbè, dal mio aeroporto non uscirà con quelle arie da padrone. Guardi, diceva intanto il misterioso viaggiatore, che sono atteso, molto, molto atteso. Per la festa di mezzanotte, immagino, disse il comandante. Appunto. Io invece, come vede, sono di servizio e passerò la notte di Capodanno all'aeroporto. Se lei, caro signore aviatore misterioso, insisterà a non volermi mostrare i documenti, mi terrà compagnia qui in ufficio. Lo sconosciuto si accomodò in una poltrona, si accese una pipa e rivolgeva intorno occhiate curiose e divertite. I miei documenti? Ma lei ne è già in possesso, comandante. Davvero? Me li ha infilati in tasca con un giochetto di prestigio? E adesso mi caverà forse un uovo dal naso? È un mago, lei? Per tutta risposta, lo sconosciuto indicò il calendario dell'anno nuovo che pendeva dalla parete dietro una scrivania, aperto la prima pagina. Ecco i miei documenti. Sono il tempo. Io sono il tempo. Nei miei 12 bauli ci sono i 12 mesi che dovrebbero avere inizio tra 29 minuti precisi. Il comandante non si scompose. Ma se lei è il tempo, disse, io sono un avioggetto. Vedo che le va di scherzare, benissimo, mi terrà allegro. E l'aviatore, o meglio, il tempo, disse. Le dispiace se accendo il televisore? Non vorrei perdermi l'annuncio della mezzanotte. Accenda, accenda, ma non ci sarà nessun annuncio finché lei mi trattiene. Sul teleschermo era in corso uno spettacolo di canzoni e arte varia. Di quando in quando una graziosa presentatrice consultava un grande orologio appeso dietro l'orchestra proprio sulla testa del batterista e annunciava:
Mancano 25 minuti all'anno nuovo, mancano 22 minuti, 21, 20. L'aviatore sconosciuto pareva divertirsi un mondo allo spettacolo. Canterellava, batteva il piede a tempo di orchestra, rideva di cuore. Un minuto a mezzanotte, sorrise il comandante. Mi dispiace, ma non posso offrirle lo spumante, siamo in servizio. Grazie, ma lo spumante non serve, esclamò l'aviatore. Il tempo. Da questo momento il tempo cesserà di scorrere. Dia un'occhiata al suo orologio, caro comandante. Il comandante obbedì meccanicamente. Guardò il quadrante, si accostò il polso all'orecchio. Strano, pensò. L'orologio cammina, ma i secondi non si muovono, non gira più nulla. Egli cominciò mentalmente a contare i secondi. Ne contò 60. Poi tornò a guardare l'orologio. Tutto fermo. Era mezzanotte e un minuto ormai passato. Il comandante dell'aeroporto gettò uno sguardo allarmato sullo strano forestiero, il quale dal canto suo gli sorrise educatamente. «Ha visto? È colpa sua!» Il comandante. «Ma come colpa mia? Io l'ho fermata perché lei non ha i documenti!» «Non è ancora convinto che io sia il tempo, mio caro comandante. Guardi quella rosa!» Vuol vedere che cosa succede se la tocco? Lo sconosciuto, o meglio, il tempo aviatore, si avvicinò alla scrivania, soffiò delicatamente sulla rosa e i petali caddero tutti insieme, secchi, e si sbriciolarono. Non furono più che un mucchietto di polvere. Il comandante balzò in piedi, si attaccò al telefono. Pochi minuti dopo la telefonata del comandante al ministro, già tutti sapevano, il tempo si era fermato. Lo sapevano in America, lo sapevano a Singapore, in Tanzania. Il tempo era stato fermato in un piccolo aeroporto perché non aveva documenti. Milioni di persone che aspettavano la mezzanotte per stappare lo spumante ruppero il collo alle bottiglie per far prima e si scambiarono brindisi entusiastici. Il tempo si è fermato, non invecchieremo più, non moriremo più. Il comandante dell'aeroporto passava il tempo al telefono. Lo chiamavano da ogni parte del mondo per dirgli: lo tenga stretto, gli metta le manette, lo ferma per sempre. Questo signore ci deve dire nome, cognome, paternità, luogo di nascita, domicilio, residenza e cittadinanza, numero delle scarpe e numero del cappello. Ci deve mostrare il certificato di vaccinazione e quello della buona condotta. E poi ha 12 bauli, ma cosa ci tiene in questi 12 bauli? Un bambino in casa sua, svegliato dal fracasso e messo al corrente dell'accaduto, sommò 2 più 2 e cominciò a protestare. Cosa? Il tempo si è fermato, io non diventerò più grande, devo prendere per tutta la vita gli scapaccioni del babbo, devo continuare a risolvere problemi di pizzicagnoli che comprano l'olio e si fanno calcolare dai bambini delle scuole la spesa e il ricavo. No, no, grazie, non accetto. Anche questo bambino si attaccò al telefono per dare l'allarme ai suoi amici. I bambini non vollero sentir parole, si infilarono il cappotto sul pigiama e scesero anche loro per le strade a fare un corteo. Ma le loro grida e i loro cartelli erano ben diversi da quelli degli altri cortei. «Liberate il tempo!» dicevano. «Non vogliamo restare sempre piccoli, vogliamo crescere, io voglio diventare ingegnere e io voglio che venga l'estate per andare al mare!» «Incoscienti!» commentava un passante. «Però», rifletté un altro passante, «su un punto almeno hanno ragione, se il tempo non passa più, sarà sempre il 31 dicembre, sarà sempre inverno, sarà sempre mezzanotte meno un minuto, non vedremo più spuntare il sole!» Una signora sospirò. «Mio marito è in viaggio, come farà a tornare a casa se il tempo non passa?» Il comandante dell'aeroporto cominciò a ricevere telefonate allarmate. Tutti dicevano: «Beh, lo lasciate andare sì o no questo tempo? Io aspetto un vaia, io aspetto mio marito. Se il tempo non può passare, come si deve fare?» «Comandante, per favore, liberi il tempo. Abbiamo un rubinetto che perde. Se non viene domani mattina, non possiamo chiamare l'idraulico.» Il tempo, il nostro caro aviatore, disteso, allungato su una poltrona, continuava a fumare la sua pipa sorridendo. «Cosa devo fare?» protestò il comandante. «Uno la vuole bianca, l'altro la vuole nera, io me ne lavo le mani, la lascio andare via, caro signor tempo, bravo, vada!» Ma così
senza ordini superiori e capisce che se adesso la lascio andare via, però io ci rimetto il posto e il tempo. E allora mi tenga qui, io ci sto benissimo. Poi arriva un'altra telefonata, è scoppiato l'incendio, se non passa il tempo non arrivano i pompieri, brucerà tutto, bruceremo tutti. Abbiamo in casa vecchi e bambini, non può far niente, comandante? Il comandante a questo punto picchiò un pugno sulla scrivania e disse: bene, succeda quel che vuol succedere, mi prenderò questa responsabilità. Se ne vada, lei è libero. Il tempo balzò in piedi. Permetta che le stringa la mano, comandante. Conoscerla è stato un vero piacere. Il comandante gli aprì la porta. Se ne vada presto, prima che io cambi idea. Il tempo uscì dalla porta. L'orologio e tutti gli orologi ricominciarono a muoversi. 60 secondi più tardi scoccò la mezzanotte, scoppiarono i fuochi d'artificio. Il nuovo anno era cominciato. Beh, con questa favola Gianni Rodari ci fa sorridere su un fatto. Il tempo nessuno mai lo può fermare, neanche se arriva in un aeroporto e non hai documenti da presentare, nessuno potrà mai fermare il tempo. Però è anche questo il bello, che tutto vada sempre avanti e, come diceva il bimbo di questa storia, dobbiamo pur crescere, si deve pur sempre andare avanti. Bene, e allora auguri a tutti che il tempo proceda sempre nel meglio dei modi e buon anno, ciao!